Nome e cognome? Aldo Santoro per gli altoparlanti in difesa dei cittadini di Creazzo, Meetup 459. Nome... Caterina Franchina, anch'io degli altoparlanti in difesa dei cittadini, corresponsabile insieme a Aldo Santoro. Allora, domanda invece a tutti e due. Che tipo di regolamento sulle riprese, comunque sulla partecipazione al Consiglio Comunale, è stato approvato questa sera a Creazzo? Emerge solamente una parola, censura. Censura, montaggio fatto a posteriori, in quanto si sono riservati il diritto di verificare le immagini di una seduta pubblica del Consiglio Comunale, diritto per 3 giorni e poi successivamente viene dato appunto l'autorizzazione di mandare in rete o in trasmissione queste immagini. Per cui solamente censura, questo è proprio il commento a caldo che possiamo fare. Ecco, io volevo capire, mi pare che ci siano però delle deroghe speciali per i video operatori che fanno le riprese per i telegiornali, o mi sbaglio? Beh, deroghe speciali, comunque sia, chiunque varchi la soglia qui del Palazzo Comunale di Creazzo deve essere autorizzato. La trasparenza qui subisce un fortissimo filtro, la trasparenza qui non è di casa, per cui invitiamo tutti coloro i quali vedranno questo video a leggere sul nostro sito, o speriamo anche sul sito della Sverla, il regolamento comunale che è stato appena approvato. Resterete inorriditi, non si può né fotografare, come abbiamo appena visto attraverso l'iniziativa di Marco Milioni, né riprendere, né fare nulla che non sia preventivamente autorizzato. Ci chiediamo, e lo chiediamo anche voi, ma secondo voi di che cosa hanno paura? Qui decidono il nostro futuro, perché noi non dobbiamo essere liberi di registrare, riprendere, trasmettere, diffondere quello che qui viene deciso dai nostri dipendenti? Continueremo le battaglie della trasparenza, per i cittadini, con i cittadini.